In questo numero, FNP Bergamo parteciperà alla manifestazione del 1 giugno a Roma. Dateci retta, lo slogan dell'iniziativa chiede che il governo ascolti i pensionati e tra le tante richieste rivaluti le pensioni che da aprile sono state ridotte. In un solo anno in provincia di Bergamo si sono persi più di 300 negozi di vicinato, un presidio importante per dotare paesi e città di punti necessari alle persone più fragili. Le proposte FNP. L'Europa sociale ha ancora un futuro? È il tema dell'iniziativa organizzata dalla FNP CISL Pensionati Lombardia, con lo scopo di approfondire le questioni connesse al processo di integrazione europea e i suoi riflessi di natura economica, giuridica, politica e sociale. Dal 21 maggio al 6 giugno 2019 si tiene la terza edizione del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile di cui la CISL è componente. A Milano, un flash mob dei sindacati per tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro. I pensionati CISL di Bergamo, per continuare l'azione di informazione nei confronti della cittadinanza, hanno organizzato alcuni presidi in città per distribuire materiale utile e informare sui motivi della mobilitazione unitaria contro le misure messe in atto da questo governo e per la raccolta firme online mirata a chiedere l'estensione del reddito di cittadinanza alle persone senza fissa dimora. I sindacati dei pensionati sono pronti a scendere in piazza. FNP CISL, SPI-CGIL e UIL-PUIL hanno indetto una manifestazione unitaria che si terrà il 1 giugno in piazza San Giovanni a Roma. Dateci retta, lo slogan dell'iniziativa chiede che il governo ascolti i pensionati e tra le tante richieste rivaluti le pensioni che da aprile sono state ridotte. Ci vede fortemente contrari il fatto che abbiano messo le mani nelle tasche dei pensionati, ci hanno accusati di essere avari, ma le quote che tolgono dai pensionati, dalle pensioni, la mancata rivalutazione delle pensioni, 3 volte sopra il minimo, corrispondono a 3 miliardi di euro tolti ai pensionati. Non ci convince l'assoluta mancanza di attenzione ai pensionati. Su, per esempio, una mancata legge sulla non autosufficienza, con la creazione di un fondo dedicato alla non autosufficienza, un percorso dignitoso per una sanità equa per tutti i pensionati e poi un tema più generale che riguarda i mancati interventi di sviluppo in questo paese e la mancata crescita economica e il mancato aumento occupazionale. Il governo deve capire e sapere che noi all'interno di questo paese siamo cittadini e non sudditi come loro in questo momento ci considerano. Si chiamano negozi di vicinato e per tante persone, non solo anziane, residenti nei paesi più piccoli, rappresentano una risorsa fondamentale, un riferimento sicuro e accessibile per chi ha problemi di spostamento, anche perché offrono di tutto o quasi, dai generi alimentari ai tabacchi. Ebbene, in un solo anno, in provincia di Bergamo, se ne sono persi 317 e 34 di soli alimentari. Nella sola città capoluogo, le chiusure definitive delle saracinesche hanno interessato 79 negozi, di cui 8 alimentari. Nel 2010 il totale degli esercizi commerciali di paese superava le 12.000 unità. Il censimento di Regione Lombardia nel 2018 ne ha contati 10.737, con un saldo negativo di 1.360 negozi. A Bergamo città si è passati da 2.876 a 2.212. Ed il problema di avere comunque delle strutture nei luoghi urbani dove risiedono soprattutto persone anziane è importantissimo. È importante che le amministrazioni ci dia una mano per risolvere questo problema qui. Ad esempio, interagire con i giovani e con le persone adulte che già sono avviate in queste attività, fare un progetto intergenerazionale per quanto riguarda la distribuzione del commercio nelle aree urbane. Non è possibile che una persona anziana, una persona sola, per comprare il pane, il latte e i viveri di prima necessità, cioè, deve comunque muoversi con un mezzo proprio.
E non è un problema che riguarda solo un'economia commerciale di distribuzione. Il discorso dei negozi di vicinato aiuta sempre più le persone a interagire tra di loro, a socializzare. C'è un problema di solitudine, c'è un problema di emarginazione, c'è un problema di controllo del territorio, cioè è da aiutare soprattutto i giovani ad attivarsi in questa attività è importante ed è essenziale che il ruolo pubblico sia sempre molto più presente a risolvere questi problemi. L'Europa sociale ha ancora un futuro? È il tema dell'iniziativa organizzata dalla FNP Cispensionati Lombardia con lo scopo di approfondire le questioni connesse al processo di integrazione europea e i suoi riflessi di natura economica, giuridica, politica e sociale. Questo convegno sull'Europa per sforzare al nostro interno un dibattito. Proprio la parola sforzare, perché sennò parliamo sempre di slogan, di stereotipi, di sempre cose uguali. E credo che sia Antonio Pilati, molto più programmatico, ma anche l'eclettico Giulio Sapelli, ci hanno spiegato, loro che ne sanno molto più di noi, cosa c'è dietro l'Europa, perché sono successe certe cose, perché non ne sono successe altre, ci hanno spiegato di banche, ci hanno spiegato di accordi, insomma ci hanno dato una visione per farci ragionare. Quindi voglio dire, è anche consapevolmente per prendere le nostre decisioni in vista anche del prossimo votazioni e di anche di come si muoverà l'Europa per il futuro. Io penso che sia stata una giornata molto positiva anche per la partecipazione attiva dei componenti, dei delegati presenti, in cui hanno fatto domande interessanti, anche queste molto provocatorie, e nessuno si è tirato indietro, cioè ognuno hanno detto liberamente quello che pensavano. Quindi ora non ci resta che il 26 andare alle urne a votare e ognuno voterà secondo coscienza, anche visto anche quanto abbiamo sentito in questi giorni. Dal 21 maggio al 6 giugno 2019 si tiene la terza edizione del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, di cui la CISL è componente. In vista dell'appuntamento per approfondire i contenuti dell'Agenda 2030, anche in riferimento agli impegni che attendono la nostra regione per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile, la CISL Lombardia ha organizzato l'incontro Obiettivi dell'Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile. Parlare di ambiente e sostenibilità è una provocazione quotidiana che come sindacato dobbiamo mantenere alta e viva, soprattutto in questo periodo, perché dobbiamo dedicare e donare il nostro tempo affinché tutte le scelte sindacali, le scelte politiche possano tenere conto di questa realtà. Il Papa l'ha richiamato con l'enciclica, l'ONU l'ha richiamato con i 17 gol e COP24 piuttosto che COP21 rimandano sempre a una scelta politica da parte degli Stati proprio per abbassare la CO2, proprio per passare dal carbone alle rinnovabili. Questo vuol dire anche valorizzare per i prossimi anni il gas, che è una delle possibilità in questo caso proprio per abbattere sempre di più la CO2. L'economia circolare è veramente un cambio di paradigma. Il riuscire attraverso la tecnologia a utilizzare prodotti già utilizzati, a riutilizzare materie cosiddette prime e seconde, ma anche innovare in termini digitali, di servizi più che di prodotti, insomma sono dei cambiamenti enormi che stanno avvenendo all'interno del settore privato, soprattutto nelle imprese più avanzate, che hanno capito che possono guadagnare competitività non solo tagliando il costo del lavoro, ma i costi delle materie prime e dei semilavorati. Questa è una trasformazione epocale e il sindacato deve essere in grado di accompagnarla. Accanto a questo c'è naturalmente il tema della formazione continua del capitale umano. Oggi un euro speso in formazione è un euro in meno di profitto, chiaro nel lungo periodo ci può essere un vantaggio, ma c'è bisogno di aiutare le persone e anche le imprese a investire di più sulle persone stesse che già lavorano. Nel rapporto sul futuro del lavoro che abbiamo realizzato come Commissione Globale del Futuro del Lavoro presso l'ILO, abbiamo indicato come diritto fondamentale da inserire nei sistemi di welfare il diritto alla formazione continua. Ecco, questo è un esempio di come anche i sistemi di welfare devono cambiare.
Si è svolta nei giorni scorsi a Milano l'iniziativa Fermiamo le morti sul lavoro. I lavoratori e i loro rappresentanti RLS hanno dato vita a un flash mob in cui si sono ricordate le tante vittime che dall'inizio dell'anno hanno perso la vita mentre stavano lavorando. La Regione Lombardia è uno degli attori principali del sistema che deve garantire prevenzione attraverso i suoi atti e le sue competenze. In particolare può rafforzare il piano straordinario dei controlli che le ATS svolgono nelle aziende. Lo ha fatto l'anno scorso decidendo un piano straordinario triennale, ma poi ci ha messo tanto tempo a farlo partire, tant'è che è partito soltanto negli ultimi mesi. Noi chiediamo, come peraltro prevede la delibera istitutiva di questo piano, chiediamo che Regione Lombardia rafforzi il piano dei controlli, perché i controlli sono necessari per fare cultura della prevenzione in azienda, utilizzando gli 8 milioni e 6 ulteriori che le ATS hanno raccolto per le sanzioni irrogate ad aziende che violavano le norme antinfortunistiche. Da gennaio oggi a Bergamo sono già 5, l'ultimo morto nel giorno del 1 maggio. Essere iscritti al sindacato è un bene, ma è anche utile. La nostra federazione, impegnata da tempo nella tutela della popolazione anziana, si batte per la salvaguardia del diritto alla salute al più alto livello e senza discriminazioni territoriali, per la difesa del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici, per uniformare ai fini fiscali il reddito da pensione ai redditi da lavoro e da impresa. Tuttavia, unitamente a queste battaglie di interesse collettivo, si è anche preoccupata insieme alla CISL di offrire ai propri iscritti una vasta gamma di servizi di tutela individuale. È un'offerta che si concretizza in una serie di agevolazioni per gli iscritti, che ha radici profonde e che pone il socio al centro dell'attenzione della nostra organizzazione, in una situazione di privilegio, conferendo un valore aggiunto alla sua iscrizione. Resta fermo l'impegno che questa federazione assume nei confronti dei propri iscritti per migliorare le loro condizioni di vita, anche attraverso un'offerta di agevolazioni sempre più ampia ed adeguata ai loro interessi. Se sei andato in pensione e eri un iscritto CISL, ricordati che devi recarti alla più vicina sede FNP per confermare la tua adesione.